è stato un primo anno impegnativo, anche dopo la costituzione appunto formale della Consulta abbiamo dovuto costituire le consultrici e quindi in realtà l'attività vera della Consulta si è dovuta concretizzare con una propria identità, con un proprio spazio di attività che abbiamo conquistato sul territorio anche con molto lavoro. E grazie alla tutta attività del coordinamento, del comitato di coordinamento, ci siamo orientati essenzialmente su un'attività di sensibilizzazione sulla parità di genere e sulla lotta alla violenza contro le donne. Abbiamo partecipato a numerosi convegni, abbiamo anche organizzato numerosi convegni sul tema, proprio per divulgare e lottare contro gli stereotipi di genere. Da limare c'è tanto, ma perché dobbiamo ancora fare tanto, perché ovviamente in una situazione di crisi in cui la violenza di genere è una piaga sociale, un organismo come la Consulta ha molto da fare, ancora tanto da azioni da implementare, però siamo convinti che anche con l'aiuto della consigliera Patrizia Callaro, che è un po' il nostro braccio operativo su tutto quanto una serie di azioni, riusciremo ancora con il nostro lavoro a divulgare il principio della parità di genere. Io volevo innanzitutto, se mi permette, la Consulta per me è stato veramente un obiettivo raggiunto e mi ha dato una grande soddisfazione, ma senza l'aiuto dei miei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, nonché amici, hanno potuto far sì che io potessi realizzare questo grande obiettivo, la Consulta, e io sono molto grata a loro, questa è una cosa importante a cui io tenevo tanto a dire. E ancora di più perché ha un presidente di spicco, la nostra Sara Furno, che dire, sono davvero molto fiera ed orgogliosa perché sta portando avanti un lavoro con dedizione e grandissimo impegno. Quindi spero in altri progetti futuri affinché la Consulta possa dare fino all'ultimo i segni positivi per una città come la nostra, a bellissima Benevento. Che dire, non so fino a che punto io potrò continuare, visto i nostri problemi, diciamo, politici, però ci tengo a precisare una cosa, con o senza di me spero di poter raggiungere il mio ultimo obiettivo, e infatti oggi ne parlerò con Sara, era un po' una sorpresa, una news che volevo dare a lei oggi e con tutte le altre componenti del direttivo. Sto lavorando sul progetto per la riapertura di un nuovo centro antiviolenza a Benevento. Spero di poterlo fare io in primis, ma se non dovessi comunque continuare questo mio iter politico, sicuramente loro, insieme a chi mi succederà, porteranno avanti il progetto per la riapertura di un nuovo centro antiviolenza. Io ringrazio la consigliera delegata alle pari opportunità Patrizia Callaro perché veramente ha svolto un lavoro eccellente insieme anche alla Consulta delle donne. Questo lavoro che noi abbiamo fatto da un punto di vista comunale è stato un lavoro di squadra ed è per questo che la ringrazio, perché solo così, lavorando insieme, abbiamo potuto raggiungere una serie di obiettivi importanti, come per esempio tutte le attività che lei dove lei è stata promotrice per cercare di fare quelle visite gratuite per tutti coloro i quali hanno difficoltà economiche. Abbiamo provveduto a far sì che il regolamento fosse operativo per quanto riguarda i posteggi rosa, quindi per consentire alle mamme di poter avere un'agevolazione nelle attività svolte nel quotidiano. Sono state tante le attività svolte insieme e non posso che ringraziare tutti i consiglieri comunali, soprattutto tutte le consigliere comunali, che hanno lavorato come una squadra veramente importante, veramente unita, con a capo la consigliera di pari opportunità, che è stata veramente eccezionale nel fare un lavoro di alto valore, sia da un punto di vista amministrativo che sociale.